Allora, torniamo a collegarci con Gelo Biscardo, vediamo gli atleti che stanno transitando di fronte a noi con questo momento peraltro molto suggestivo e particolare, e stiamo attraversando il Guado, stiamo superando questo fiume con anche una passerella che davvero rende un po' l'idea di com'è bello e spettacolare affrontare un percorso di mountain bike. Ricordo oggi quinto trofeo mountain bike a Gelo Biscardo, si corre in questa domenica 20 maggio, peraltro non so come abbiamo fatto, Umberto, ma c'è il sole nonostante la pioggia battente dei giorni scorsi. Una fortuna incredibile. Una fortuna che, comunque, io ero quasi certo. Sì? Mi sembravo pernacca, dico no. Domenica sicuramente bel tempo. Lì c'è Daniele Cacchiani, il presidente, che ci ha presidente della Protezione Civile, che ci ha guidati con il suo quad in questo tratto molto bello e molto suggestivo. Siamo in compagnia dei nostri cari amici Mirko Galli e Umberto Ardanese, stiamo insieme a loro raccontando questa gara. Possiamo dare un'occhiata anche al settore femminile, perché le ragazze sono praticamente al traguardo. Ha vinto la Scipioni, la Silvia Scipioni. Sì. Sulla Frosini, Ernestina Frosini è seconda, sì. Poi c'è la, tu la conosci bene, la Valentina Martinelli. Martinelli Valentina, sì. Team Gaudenzi. Il nostro team Gaudenzi. E molto brave anche la Benevento e la Scoscini, anche loro sono in classifica. Loro hanno messo un'oretta circa, 50, dunque vediamo la Scipione, 56 minuti e 47 secondi. La Scoscini mi dispiace che è scivolata, si è fatta male, però la ringrazio che è riuscita a finire la gara nonostante una gamba sono toste queste dolorante, no, è stata tosta e ha finito la gara, però ha finito. Mamma mia, forse un premio speciale, poi magari ci avete pensato. Veramente coraggiosa e generosa la Scoscini, bravissima. E nonostante magari anche qualche dolorino, magari qualche problema fisico, è caduta su un tratto un po' di sassi e si era sbucciata tutta, aveva battuto il ginocchio, sbucciata tutta una gamba, insomma. Aver avuto il coraggio di continuare è stata una vera atleta. Davvero, complimenti, una menzione speciale dunque per questa ragazza. Mentre continua la corsa quasi da solo di Nicola Corsetti, che ha preso un vantaggio ma molto grande, sono due all'inseguimento, Cerofolini e Semoli. Ora noi poi torneremo in zona traguardo per vedere come si concluderà questa gara. Vi diciamo subito che attenzione, ma qui l'acqua è anche abbastanza altina, eh? Sì. Umberto, vuoi aggiungere qualcosa su questo passaggio? Ha piovuto, ecco, ha piovuto, diciamo che è tutta roba naturale, quindi attenzione. Scusami Umberto, perché siamo al traguardo. Ecco qua la vittoria, come era facile prevedere, di Nicola Corsetti. 1:10:35, questo va forte, la media 20:40. Attenzione, secondo posto per Fabio Cerofolini della Pop IGS, poi c'è Alessio Semoli, questo è il podio di Gelo Biscardo 2018. Allora, 1:10 il vincitore, 1:12 il secondo classificato, 1:12:56 il terzo, quindi insomma distacchi abbastanza minimi. Vediamo, è passato già fatto il quarto, Tom Veronachi, Fabio, quinto, poi Zoccolanti, anzi forse questo ragazzo, no Zoccolanti, sì è lui, sì, Zoccolanti, vai pure Mirko, 37 arriva? Daniele Broccolini. Daniele Broccolini, perfetto. Sì. Perfetto. Il campione italiano, anche lui entra nei 10. Brandine Alessio. Perfetto. Vediamo un po' di arrivo. Ecco, questa è una ragazza che abbiamo preso qui sul traguardo. Benvenuti, se non sbaglio. Benvenuti, perfetto, benvenuti. Sì, sì. Benvenuti che si classifica quarta, mi sembra. Mi correggo, Broccolini e Emanuele. Emanuele, perfetto. La Benevento, mi correggo anch'io, ci correggiamo, Benevento. Scipioni, Frosini, Martinelli, Benevento, Scoscini, questo è l'elenco delle ragazze al traguardo, proprio in quest'ordine. Mentre Corsetta ha già chiuso, come era facile prevedere, mi sembra che la gara sia stata molto bella e anche avvincente, non per il primo posto se vogliamo, ma meno per la piazza d'onore, Mirko, è così? Sì, bella sì. Lotta tra Semoli. Sì, è stata, l'hanno raccontato, è stata veramente una lotta, sono divertiti sia nel tracciato, poi giustamente Corsetti ha fatto la sua gara, non c'è dubbio. Però si sono divertiti molto e... Quindi felici tutti, anche gli organizzatori, Umberto, anche voi siete stati premiati, una bella giornata. Noi veramente soddisfatti, guarda, non c'è che dire, è stata una cosa stupenda. Tutti questi ragazzi che ci hanno dato una mano,
vedere tutti questi atleti che si sono divertiti. È vero, è vero, è vero. E aggiungo che hanno anche mangiato. Vabbè, e poi forse lo vedremo anche. È un modo di buona soddisfazione, certo. Anche vedere tanta tanta gente. No, no, posso confermare anche, avete preparato degli stand gastronomici. No, rimane Umberto, dove avete preparato una buona cucina, si diceva di questo famoso sugo, questo è, che ormai l'abbiamo detto, ormai. Anche noi possiamo confermare. Deve c'erano essere un'attrazione tendone. Per Gello. Certo, certo. Poi tutto finisce sempre a tavola, ovviamente. Sì, sì, no, no, è stata veramente una bella giornata, contornata da bel tempo, da. Eh sì, Daniele Innocentini, che tra l'altro sappiamo essere, Mirko dillo pure tu, il manager della Colle e Valle, no? Sì, è il grande manager del Colle e Valle, che si dà un grande affare, perché giustamente c'è tante cose da mettere insieme per questo trofeo, e lui è un grande a sistemare tutti noi, una data qui, una data là, sotto, vero, sopra, perde tante ore. È un grande, è un grande. Bene, abbiamo le interviste e poi torniamo per i saluti. Nicola Corsetti, eccolo qua Nicola. Mico, vuoi fare i complimenti a Nicola perché ha fatto una corsa straordinaria, è un campione, adesso ti sentiremo. Al secondo posto c'è naturalmente Fabio Cerofolini, perché è stato tutto il giorno all'inseguimento, anche superato nel finale, credo, Alessio Semoli, che invece si accontenta tra virgolette del terzo posto, con Mirko Galli, grande organizzatore, Andrea Falsetti naturalmente, ma c'è anche Daniele Nocentini, che sappiamo avere molto a cuore Colli e Valli, è un po' il promotore, il patron, l'organizzatore di questa grande giornata. Allora, intanto Nicola Corsetti era il favorito, devo dire, hai confermato il pronostico, quanto sei contento adesso? Sì, no, gara molto bella, questi ragazzi sono venuti a provarla in settimana, ma hanno detto che era cambiato un po' il percorso rispetto all'anno precedente, quindi bellissima gara, faccio complimenti agli organizzatori e al prossimo anno. Quindi. Hai attaccato subito, hai preso subito margine, non hai rischiato tantissimo oggi, devo dire la verità. No, non volevo rischiare perché domenica c'è piazza a piazza, quindi tengo particolarmente a quella gara, che poi è anche un po' lunga, quindi ho attaccato subito, ho fatto la piana da solo e dopo venivo, ecco, un buon passo però, ecco. Come è stato questo percorso? Lo hai trovato interessante come lo scorso anno, immaginiamo? Sì, era forse a tratti anche più duro, perché un po' è stato reso viscido dalla pioggia dei giorni precedenti, però si riusciva a pedalarlo quasi tutto, agli ultimi giri magari era un pochino più difficoltoso, però ecco, si è fatto quasi tutto in bici. Tracciato bene, sicuro, perché questo vogliono sapere gli organizzatori, hai trovato difficoltà? No, perfetto, era quasi impossibile sbagliare, bisognava metterci del nostro per sbagliare. Beh, quindi tutti promossi. Mirko Galli, vuoi salutare anche il Comune Castiglione Fibocchi? C'è il vice sindaco Ernesto Ferrini. Ernesto, che fa i complimenti al vincitore. Prego, comunque, come si chiama? Nicola Corsetti. Nicola Corsetti, che ha vinto, è fortissimo questo. Gli guardavo la maglia tutta strapazzata di dietro, quindi ragazzi si è dato da fare, è passato mezza spini, pruni, di tutto, di più, veramente, quercioli. La testa, no, meno male che sei integro. È sempre simpaticissimo, mette sempre la battuta di simpatia, complimenti, vero? Comunque complimenti, perché sono degli atleti fantastici. E secondo me un atleta come completo come ciclista non esiste, perché deve adoperare di tutto e di più, tutta la persona, dall'intelligenza fino al piede. Mirko, quanto sei contento insieme a Andrea, insieme al presidente Umberto, avete fatto una grande giornata. Sì, abbiamo fatto una grande giornata, siamo contenti, che meglio di loro chi poteva venire, sono i meglio, sono contenti che sono venuti, sono divertiti e ora tutti a mangiare. Siete entrati nel gruppo Colli e Valli con soddisfazione, sì. Poi sentiamo anche Daniele. Sì, sì, ringrazio sempre loro che ci hanno dato questa opportunità e credo che ci dia gratitudine, perché la gente rimane sempre più contenta di questo circuito. Onorati di essere con loro, onorati del team Gaudenzi che ci dà la logistica e tutto. Beh, niente, ripeto, fantastica giornata, non si poteva chiedere di meglio. Io però, ecco, sì, aggiungo che sta per arrivare il sindaco, ma io in attesa devo fare come amministrazione i complimenti a questi ragazzi mountain bike, a parte che lui è nel consiglio comunale, quindi va bene. Però devo dire che veramente sono fantastici, sono grandi. Si chiamano mountain bike e non poteva essere diversamente, essendo qui a Gello. E ricordatevi che Gello è l'ombelico del mondo. Abbiamo detto, è proprio un punto centrale del nostro territorio. Com'è questo Colli e Valli? Sta crescendo sempre di più, i comitati vogliono partecipare, tu sei tra l'altro anche corridore, quindi sì, sì. Sta crescendo questa tua idea, questa tua invenzione.
Sì, sì, è un circuito che attira ogni anno sempre nuove società che vogliono far parte della famiglia, quindi anche un po' difficoltoso a volte accontentare tutti, però ci si prova. E sono 12 gare che comprendono le province di Arezzo, Siena e Perugia e si cerca di promuovere lo sport e il territorio. La prossima gara è il 10 giugno ad Anciolina, qui vicino. Visto c'è Nicola Ligi, l'avrai sicuramente incontrato e salutato. Sì, sì, è un classico, è una gara classica che è sempre stata all'interno del circuito. Perfetto, intanto è arrivato anche il sindaco Salvatore Montanaro che fa i complimenti ai corridori, arrivo subito al primo cittadino, il microfono tra qualche istante. Andrea, insomma vi vedo molto contenti, più di così credo era difficile pensare, no? Sì, sì, guarda, meglio di così, vedendo il tempo della settimana che è stato, oggi è stata una giornata bellissima e siamo contenti che il circuito sia piaciuto, che i corridori si sono trovati bene. Ringraziamo ancora Nocentini per averci dato la possibilità di entrare in questo circuito. E noi cercheremo sempre di fare il meglio per meritarci insomma, questo riconoscimento che ci hanno dato, questa possibilità che ci hanno dato. Davvero un'esperienza bellissima, piacevolissima. Grazie Andrea, tanto restiamo insieme sì, tutto il giorno. Intanto il sindaco ha scelto il momento giusto perché è arrivata anche la prima ragazza al traguardo. Davvero complimenti a Silvia Scipioni, grazie a Mirko Tempestivo. Silvia, un sorriso straordinario. Ma hai corso o no oggi? Sì, sì, ho corso, mi sono anche divertita, è stata una bella gara, mi piace, è il secondo anno che vengo a farla, ogni volta mi diverto e faccio più fatica a fare queste gare qui che le gran fondo, però è bello. È stato... C'è Ernestina alle tue spalle ma non si è avvicinata poi molto. No, no, l'ho perso subito in partenza, non l'ho visto, poi vabbè, io ho pensato a fare la mia gara e è andata bene, sono contento. Ma che sorriso bello a questa ragazza, è straordinario. Guarda, stamattina quando l'ho visto, siamo tutti lì là, siamo contentissimi che è venuta lei, poi una campionessa come lei, come ho detto prima, ci sono i meglio, stamani ci sono i meglio, anche con un po' poche persone a paragone dell'anno scorso, ma sono contento che ci sono i leader. Bene. C'è il primo cittadino, grazie Salvatore per essere con noi. Tra i vincitori, Silvia, Nicola, scusami con il sindaco, guarda, insieme, va bene? E allora, sindaco, una bellissima giornata, un bellissimo paese, qua, tanti bei sentimenti. Come sempre, non è il primo anno, anche gli altri anni abbiamo avuto delle belle giornate che hanno accolto con grande soddisfazione nostra. Che ci spendiamo per organizzare questo evento insieme alle associazioni del paese. E c'è uno sforzo che l'amministrazione mette in atto e meno male che trova associazioni come Mountain Bike, come la Pubblica Assistenza, come la Proloco, il Gruppo di Protezione Civile e tutti insieme facciamo uno sforzo per offrire una vivibilità anche a questo borgo che presenta, che diciamo ha pochi abitanti, ma comunque l'inserimento in una natura così bella e con una bellissima giornata come questa, con il trionfo da parte di questi bravissimi atleti, ecco, offriamo alla città, al paese, alla vallata un evento di questo tipo che ormai è diventato, come dire, anche un cult nel percorso delle gare sportive che si svolgono in zona. Speriamo di aver fatto bene anche quest'anno, di continuare a fare bene e l'anno prossimo sempre meglio. Direi perfetto così. Mirko, grazie veramente a tutti perché tutti hanno dato il loro contributo, vero? Bene, sì, sì, tutto il loro contributo e ringrazio di nuovo tutti, grazie. Bene, io avvicinerei un attimo gli altri corridori. Sindaco, resti con noi per la premiazione, c'è da fare ancora tante cose. Allora, Fabio e Alessio Semole, vi siete dati battaglia per la piazza d'onore, mi pare, vero? Eh sì, siamo stati insieme fino all'ultimo giro, dopo tutto la meglio, però nel pezzo misto mi rientrato sotto, avevo paura che mi rientrasse in salita. Bene, dai, percorso bello, meglio l'anno scorso, mi è piaciuto. Sì, sì, bene, dai. Dove vive Fabio Cerofolini? A Capolona. Invece Nicola? Prodovecchio. Prodovecchio, sempre in zona Casentino. Invece c'è un Valdarnese, Alessio Semoli. Che è successo? Prima, secondo, poi terzo, poi quasi secondo. Oggi una grande altalena di emozioni. Sai,
c'era ancora la fatica di domenica dell'Elba, quindi, però complimenti perché quest'anno va molto forte Cerofolini, quindi complimenti a lui per il secondo posto. Insomma. Il percorso com'era? Avete un pochino di fango, naturalmente ha piovuto tanto, però mi sembra molto positivo. Il percorso bello, tecnico, da cross country, bellissimo, discese belline, un bel percorso, bravi l'organizzazione. Se sei forte in discesa o cominci un pochino a frenare? No, finché cioè, ci vuole sempre sicurezza, quindi l'importante è la prudenza, non farsi male, quindi insomma si va sempre bene. Insomma. Bene ragazzi, vi diamo il tempo di cambiarvi, poi vi aspettiamo alle premiazioni. Vedo il primo cittadino, chiede informazioni, ma lei sindaco va in bicicletta o no? Andavo, l'ho appesa come si dice al chiodo. Ho una bella bicicletta, non di questo non tipo, ma no, ma da corsa. Da corsa, addirittura. Marca Vicini. Che mi è stata costruita su misura dalla ditta Vicini di Cesena, quando era a Forlì. Adesso è appesa al chiodo però. Non si sa mai. Saluti a... 74 anni. Un saluto alla campionessa, va bene. Grazie Silvia, grazie Nicola Corsetti. Vi aspettiamo alle premiazioni, va bene? Grazie Silvia, grazie ancora. Ed eccoci, la parte finale, Umberto, le premiazioni naturalmente. Vogliamo salutare anche Andrea Falsetti, un grande amico mio, vostro, di tutti. Dispiace. Quest'anno non è venuto a trovarci. Dispiace, ma vado a fare. So che è molto impegnato, vero? Sì, vado da fare quest'anno purtroppo. Però lo salutiamo con grande simpatia. Sì. I premi, tantissimi, complimenti. Straordinaria questa cornice. Vero, la nostra prerogativa. Noi cerchiamo di premiare un po' tutti. Chiaramente vorremmo premiare tutti, però... finché si arriva dopo, purtroppo non c'è niente da fare. Comunque, ma insomma anche qualità, cose buone, vediamo le immagini, parlano da tanto, sole. Tanto è uguale, cioè è sempre, la qualità è sempre importante, certo, per qualsiasi cosa, quindi noi cerchiamo anche di dare il meglio. Ecco, qui c'è un bel palco, la premiazione, il podio, vediamo qui. Forse gli assoluti, poi le varie categorie, insomma, ecco, Mirko, avete fatto anche un livello, diciamo, di colore, di appunto organizzazione, anche logistica, un bel salto di qualità. Sì, insomma, sì, ecco. Qui ci ha pensato Nicola, il palco qui, sì, ci ha fatto il cartello dietro lì per i nostri sponsor, certo. Perché giustamente... non tutto si può comprare, grazie a tanti sponsor. Ora non mi metto a dire i nomi perché sono tantissimi che ci hanno aiutato come contributo e tutto. Oltre alle mani, certo, c'è anche un po' di benevolenza in soldi, si può dire, perché giustamente siamo... Le spese sono tante. Le spese sono tante, sicuramente. Ecco il nostro Semoli. Ecco adesso, come magro ragazzi. Sì, sì. Tiratissimo, non proprio, è sempre un atleta lui. Sì, sì, poi lui ci tiene, lui ha sempre corso e ancora correrà per tanti anni e va, ancora va. Siamo sui 50 anni anche lui, più o meno? Sì, lo dicevo ora... un po' meno, sì, meno, sì, meno. Pochi meno, meno. Sarò coetaneo nostro. Una 45. Sì. Tra l'altro ho visto anche un Salvatore Montanaro molto divertito e disponibile. Sì, si è anche lui calato, vero? Sì. Nel ruolo di premiazione. Ecco, sì, qui la premiazione, lo ha visto protagonista. È restato fino all'ultimo, l'ha premiati tutti, sì, e si è divertito. Siamo molto onorati che ha fatto la sua presenza. Sì. Lo speaker è bravissimo, Fausto, eccolo là, Fausto Rampi, là che sa tutto, sponsor, elenco alla grande. Sì, come diceva Umberto prima, Fausto fa un gran lavoro. Assolutamente. Sì, dietro a questo palco Fausto ha preparato tutti i premi, tutte le categorie, tutto. E ci stava gestendo lui. Assolutamente. Io naturalmente vi ringrazio tantissimo anche quest'anno per l'invito. Umberto, ma mountain bike che cos'è? Siete un bel gruppo di ragazzi che vanno in bicicletta, vanno alle gare. Spendiamo qualche parola su di voi. Diciamo le gare no, perché ora non siamo tutti come Mirko, diciamo che siamo... Che si allena tosto. No, lui si allena, è inutile che dica di no, lui si allena, perché sennò non potrebbe farle queste gare. No, sicuramente senza allenamento. No, siamo un gruppo di una quindicina di ragazzi che ci piace andare nel bosco con la bicicletta, certo, a fare queste escursioni. Questo nome mountain bike è nato proprio dal posto d'Agello, sì. Sì. Che
era famoso per i matti, matti sì. di Gello, quindi noi siamo i matti di Gello che andiamo in bicicletta, ecco matti in bike. Quindi insomma è anche un nome divertente, ma voi sì, vi divertite sì, veramente. Sì, noi insomma, sì noi le nostre uscite domenicali le facciamo sempre. E questi ragazzi ci hanno dato tutti una mano, quindi grazie anche a loro diciamo che è stato possibile fare questo. Questa è la prevenzione delle ragazze assolute, vero? Sì, con le ragazze assolute e tutte le altre, sì, sì, sì. Sì. Va bene, abbiamo qualche secondo. Mirko, grazie davvero, Sì, siamo quando grazie, ti rivedo in bicicletta. Grazie a te sempre del tuo sostegno, ci fai di tutto. Va bene. In bicicletta presto. Presto. A Lanciolina. 10 giugno, va bene. 10 giugno a Lanciolina. Presente.